Ciao amici, ciao amiche, questo è il quarto video della serie che spiega la sessualità degli alieni e spiega come gli alieni hanno voluto farci vivere a noi la sessualità a scopo di dominarci. Lo scopo degli alieni era quello di indebolirci, perché quando le persone si amano, quando le persone riescono ad amarsi, sono talmente coese. Sono talmente solidali, lottano per difendere le persone amate. Immaginate una società dove tutti si amano. Loro volevano una società dove ognuno vivesse nella propria solitudine, il proprio dolore, la propria carenza affettiva, sentimentale, sessuale. Ci volevano deboli, indifesi, vulnerabili, immaturi. Hanno impedito la nostra evoluzione, impedendo il contatto, perché con la scusa di vietare la sessualità si impedisce poi anche qualunque tipo di contatto. E noi sappiamo che nel momento in cui noi viviamo il contatto, l'abbraccio ti permette di sentire il calore dell'altra persona, ti permette di identificarti, cioè senti il suo cuore che batte, la sua respirazione, ti permette di avere un contatto che ti unisce a un'altra persona. Invece tutto questo era proibito. Proibito, e se veniva concesso a pagamento. Loro avevano creato una proibizione per fare in modo che chi volesse poi fare sesso dovesse rivolgersi alla prostituzione. La prostituzione poi si è evoluta in molti modi. Attualmente esiste una prostituzione virtuale, dove le persone non si incontrano. Praticamente, prima la prostituzione era fisica, era molto ridotta, comunque molto squallida, molto triste, molto piena di interessi veramente, veramente deprimenti. Poi, nell'impedire i contatti fisici, attualmente c'è una prostituzione virtuale. Se fate una ricerca ve ne accorgerete che in internet è possibile vedere donne che si spogliano, fanno quello che tu gli chiedi, e quindi praticamente, cioè non c'è nessun contatto. Quindi il distanziamento sociale, che oggi è anche ottenuto grazie all'emergenza sanitaria, è qualcosa che veramente ci allontana dalla nostra dimensione umana e del contatto. Quindi è praticamente la catastrofe definitiva per quello che riguarda la dimensione umana. L'uomo ha bisogno del corpo della donna, la donna ha bisogno del corpo dell'uomo, cioè è una cosa che esiste da sempre, fa parte, è proprio innata nella nostra natura. C'è stato un allontanamento dall'essere umano, dalla natura in generale. Siamo stati privati, vivendo in queste città di cemento, e del contatto con la natura, con i paesaggi verdeggianti, con gli alberi, mentre è molto importante stare vicino agli alberi, respirare l'aria pura, guardare il cielo e riuscire a vedere le stelle. Oggi già è un miracolo se tu guardi il cielo e vedi 2 o 3 stelle, già un miracolo. Quante stelle riuscite a contare la sera quando guardate il cielo? Immaginate che nelle notti del passato, quando non c'era un inquinamento atmosferico e luminoso, si potevano contare centinaia e centinaia di stelle, addirittura migliaia. Io sono stato in una fattoria brasiliana, ovviamente lontano dall'illuminazione della città, ho guardato in alto e mi è sembrato di trovarmi dentro l'universo. E mi è sembrato, ci stiamo veramente dentro l'universo. C'era una quantità di stelle talmente tante, tanta, che sembrava che qualcuno avesse preso una manciata di farina e l'avesse lanciata in aria. Ta! Queste stelle brillanti, meravigliose, erano migliaia di stelle. Uno spettacolo meraviglioso che non dimenticherò mai.
Quindi lo scopo è quello di indebolirci in tutti i modi possibili e immaginabili. Alla fine di questa serie di credo, quattro video, non voglio fare una cosa molto lunga, che riguarda la sessualità aliena e terrestre, forse farò un quinto video di risposta alle molte domande che mi avete fatto. Ma il modo come ci hanno trattato gli alieni è stato sempre un modo per ricondurci al fatto che loro sono persone e noi siamo animali. Addirittura in dei passi della Bibbia c'è Yahweh che dice che noi siamo soltanto carne, carne. Capito? Come per dire, sono privi di uno spirito, sono solo carne. Capito? Ma perché siamo privi di uno spirito? Perché lui questo spirito non ce l'ha mai fatto evolvere. Perché ci hanno impedito una nostra crescita interiore, ci hanno impedito una nostra crescita che ci facesse diventare veramente umani, con la cultura, con la coscienza, con la consapevolezza, con la capacità di avere sentimenti, emozioni in un modo sano, in un modo costruttivo, in un modo veramente umano. Ci hanno abbruditi e quello che praticamente ci hanno fatto gli antichissimi che ci hanno elevati da una condizione animale a una condizione superiore umana, questi alieni, gli Elohim, ci hanno abbassato dalla condizione umana a una condizione animale, trattandoci e come ci trattavano così, noi ci siamo autoconvinti di aver perso tutta quella dignità, tutta quella poeticità, tutta quella meravigliosità. Delle capacità umane più elevate, come i meravigliosi sentimenti, come le meravigliose emozioni, come i valori elevati. Cioè, siamo stati abbrutiti dalla povertà e dal fatto che loro ci facessero vivere in costante conflitto perché avevano creato delle regole disumane. Per noi, avevano creato per noi un universo artificiale fatto di necessità di andare in guerra a combattere, necessità di sopravvivere, necessità di essere in conflitto sempre gli uni con gli altri, di essere anche in conflitto emotivo con gli altri. Perché noi nella nostra povertà avevamo anche una povertà affettiva, capito? Una povertà affettiva dove tu avevi un'unica persona che ti amava, un'unica persona, capito? Era, per esempio, la monomania, capito? Un unico compagno con il quale poter scambiare carezze. Se moriva quello era finita la famiglia. Non avevi più nessuno che ti potesse dare amore. I tuoi figli rimanevano in miseria. Capito? Non era più una società ricca di partecipazione umana, dove anche i figli degli altri erano importanti, dove c'erano altre persone con le quali potevi relazionarti in un comportamento affettivo e anche sessuale, perché no, quando si è maggiorenni si può avere anche un comportamento sessuale, anche se non è necessario che sia sempre un accoppiamento pieno, perché bastano un po' di coccole, un po' di carezze per far riaffiorare in noi tutta la magnificenza della condizione umana, tutta la forza dell'umanità. Che a noi manca, manca sempre di più. Viviamo in un mondo sempre più squallido e privo di amore, mentre loro non si fanno mancare niente di tutto questo. Loro hanno tutti i rapporti sessuali, i rapporti affettivi, i rapporti di contatto umano che vogliono e a noi invece ce li proibiscono perché ci vogliono malati e deboli. Questa è la verità. Poi, tra l'altro, chiedevano a noi di praticare dei sacrifici umani. Chiedevano a noi di consegnargli i primigeniti. Loro poi li facevano, gli toglievano il grasso di certe parti, li mettevano lì per fare un fumo che a loro piaceva. Capito? Come per dire, a noi non ce ne frega niente di voi, voi per noi siete animali. Siete animali, era questo il significato.
Poi, quando andavano lì in guerra, loro si facevano, uccidevano tutti, uomini, donne, tutti, uccidevano tutti e lasciavano in vita soltanto le bambine, che non, cioè le ragazze che non avevano avuto rapporti sessuali. Qua stiamo parlando veramente di minorenni, stiamo parlando di pedofilia. Che se li faceva Yahweh, questo supposto Dio, questo criminale delle bambine, che se ne faceva? E le portava in asilo, gli dava un'educazione, che faceva? Ovviamente ci faceva pedofilia e poi le uccideva. Le trasformava in schiave sessuali, le vendeva, insomma faceva, capito? Le peggio cose al mondo. E questo è stato eletto il nostro Dio. Quindi bisogna capire di cosa stiamo parlando. Poi se nella Chiesa c'è la pedofilia, è per forza che nella Chiesa c'è la pedofilia, ma come fa Paolo Bonunese? Con esempio come Yahweh. Scusate, come può essere? Quindi la pedofilia è stata insegnata dagli alieni. È vero che nella preistoria, io non sto facendo un giudizio morale se quello era giusto o se quello era sbagliato, però è evidente che come le donne erano molto preziose, è chiaro che se un maschio si teneva soltanto le donne adulte e le bambine facevamo di fame, queste bambine non sarebbero mai diventate adulte, perché allora quindi si teneva anche le bambine, ma non è che ci facesse poi così sesso, però se le teneva perché erano carine, gli piacevano. Ai maschi, diciamo, piacciono le bambine sin da quando sono piccole, ma ben altra storia è farci sesso. Quindi questo va capito. L'ho detto anche l'altra volta. Quando ci si trova in una situazione in cui le femmine sono preziosissime, perché se tu hai tre maschi e 100 femmine, la specie si riproduce. Se tu hai 100 maschi e due o tre femmine, muoiono, una muore di parto, l'altra si ammala, l'altra che finisce l'umanità. Quindi bisogna distinguere una simpatia per le giovani donne da ciò che invece è la pedofilia, che poi era praticata dagli alieni e poi insegnavano gli umani a praticare la pedofilia. Infatti si parla molto nei testi extra-biblici, in alcuni testi, che era legittimo fare sesso con bambine purché avessero almeno 3 anni e un giorno. Cioè, sono delle assurdità pazzesche. Comunque, al di fuori del giudizio etico-morale, tutto questo serviva a far capire che noi eravamo solo bestie, bestiame per loro, capito? Se ne fregavano che tipo di danni psicologici tutto ciò potesse produrre nell'umanità, bambini, bambine di tenera età che venivano sottoposti a queste violenze. Anzi, per loro era un bene perché, nella loro logica, più traumi avevamo noi, più noi avevamo degli squilibri psicologici, dei problemi mentali, e più si realizzava il loro progetto di creare in noi un'insanità mentale della quale loro si sarebbero approfittati per governarci più facilmente e per creare questa gerarchia della sopraffazione dei forti che schiacciano i più deboli, più deboli, più deboli, più deboli, più deboli, perché su questa struttura che si regge il loro dominio. Quindi purtroppo viviamo in questa circostanza, che è una circostanza che caratterizza la schiavitù e il bestiame. Il bestiame e la schiavitù sono la stessa cosa, perché nel momento che noi siamo abbruditi al punto di essere trattati e di vivere come gli animali, praticamente ci torniamo animali. Per questo la consapevolezza della quale io vi parlo è estremamente importante, perché noi dobbiamo riscattare la nostra piena umanità
E il nostro pieno diritto è la nostra piena capacità di amare, perché l'amore è la nostra forza, la comprensione è la nostra forza e la nostra strada per la libertà. Poi certo qualcuno dirà, ma allora come dovrebbe essere la sessualità? Magari questo me lo spiegherò in un altro momento. In questo momento ciò che è importante è capire come loro hanno riabbassato, cioè gli antichissimi hanno fatto tanto per elevarci dal livello animale al livello umano. Questi hanno fatto tutto il possibile per abbassarci dal livello umano al livello animale. Ed è in questo livello in cui ci troviamo abbrutiti oggi per colpa degli Elohim, degli stessi Elohim che stanno a capo della Chiesa, del Vaticanesimo e di tutte le religioni del mondo. Tutte, assolutamente tutte, hanno questo substrato satanista, poi sopra uno strato di repressione sessuale, queste due cose si accoppiano. Infatti il sesso e il satanismo fa parte degli stessi riti satanici, come se il sesso fosse satanico, quando in realtà la sessualità, quella vera, quella bella, quella buona, quella fatta tra adulti, tra esseri senzienti e consenzienti, è meravigliosa, è una condizione di elevazione. Addirittura la sessualità masturbativa, che dice vabbè, ma anche quello è importantissimo, fa parte di ciò che un essere umano dovrebbe fare normalmente, costantemente. Perché questo ci dà delle endorfine, ci dà delle cose importanti e poi è un discorso di piacere. E il Vaticanesimo ha invertito tutti i valori. Il Vaticanesimo dice che noi dobbiamo soffrire, più soffriamo e meglio è. Invece no. Perché quando noi soffriamo, Dio soffre. Quando noi abbiamo piacere, Dio ha piacere. È praticamente una forma di preghiera. Ma non deve essere un piacere che per avere piacere tu fai del male agli altri. Deve essere un piacere che dà piacere a te. E se tu ti masturbi, a chi fai male? Scusa. Quindi questo è un punto fermo, non ci piove. Poi se vuoi fare carezze ad altre persone, o ricevere carezze ad altre persone, uno scambio maggiorenne senziente e consenziente, ottimo, ma anche questo deve essere fatto alla luce dell'amore, del vero bene. La sessualità sana, quella che fa crescere, evolvere, fa fiorire sentimenti di amore, di solidarietà, di vera umanità. Questo è ciò che Dio si aspetta da noi, questo è ciò che tutte le civiltà più evolute dell'universo praticano, ma che a noi, da questi criminali, da questi Elohim criminali, ci viene proibito, perché vogliono riabbassarci al livello di bestiame. Il bestiame non fa sesso quando vuole, fa sesso quando vuole il padrone. Lo stesso vale per gli schiavi. Voi sapete che, lo dicevo anche nell'altro video, sia in America del Nord, in America del Sud, ma questo anche prima, e gli schiavi negri in genere avevano un maschio riproduttore, cioè praticamente questo maschio doveva andare a fare sesso con le donne che volevano loro, perché così metteva incinta e venivano fuori altri maschioni, un po' come succede con i tori di razza, i cavalli di razza, che loro prendono il loro seme, ci vanno a inseminare per creare una razza con delle caratteristiche ottime ai loro scopi. Ovviamente il loro scopo è che loro avessero dei ottimi lavoratori resistenti nei campi, che tu potessi frustare ma non morissero facilmente, insomma tutte queste belle cose. Praticamente noi siamo bestiame, li abbiamo fatto comodo, hanno raggiunto quello che volevano, hanno ottenuto praticamente l'occupazione di tutti i territori in modo che avessero un proprietario, un padrone, al fine che poi questi proprietari e padroni vendessero tutto ai cassieri degli Elohim, in modo che poi il loro disegno di conquista del mondo si realizzasse. Non potevano farlo con la guerra e con la violenza, perché erano stati proibiti dagli antichissimi. Però
se loro hanno il nostro consenso, possono farlo. Nel momento che noi siamo convinti che abbiamo dei debiti da pagare e vogliamo pagarli cedendo i nostri beni, cedendo l'intero pianeta, e se lo fai col consenso vale. Il problema è che ci hanno rimbambiti talmente tanto che abbiamo perso la nostra umanità, abbiamo perso la nostra capacità di ragionare. Ma noi siamo in debito con chi? Con chi siamo in debito? Che questo è il nostro pianeta. Queste sono le nostre vite. Questa è la nostra aria che respiriamo, questa è la nostra acqua che beviamo, questa è la nostra terra dove camminiamo. Ma con che cazzo siamo in debito? Hanno voluto abbrutirci fino a diminuire le nostre capacità individuali e mentali per convincerci di queste assurdità qui. Per questo ci hanno voluti più tristi, più depressi, più confusi, per fare in modo che noi credessimo e accettassimo alle loro menzogne. Basta. È ora di mettere un basta. Viviamo da sempre.